Come avrete visto, ho preso una Mazda MX-5 bellissima, coccolosissima. Dove potevo andare, secondo voi, per fare delle modifiche stratosferiche? Salve. Siamo da B-Fuel, a rompere i coglioni a Fede. A me? Cosa faremo oggi? Lo spieghi te o lo spiego io? Te lo dico subito con un gesto. Ecco, vietato. Andremo a fare l'assettino alla macchina, dato che, come vi ho appena fatto vedere Fede, praticamente questa non è una macchina, ma... È un Defender. Esatto, è un Defender, è una moto da cross. Praticamente potete andare a farci enduro. Cioè, davvero, ci passa sotto la mia testa qua. L'unica roba che ti dico, carissimo nostro fratello Fede, adesso abbiamo i cerchi da 16. Non rimarranno su molto. Me lo auguro. Quindi o ce ne sbattiamo il cane, la tiriamo per terra e poi lo riregolerò tra un po'. Assetto, lo abbassiamo per terra. Prendi i cerchi, prendi le gomme, perché tanto sappiamo che non tieni niente di tutto quello che c'è qui di originale. Torni qui e facciamo l'altezza. Però almeno fin quando non ti arriva l'upgrade è la macchina giusta, giusta. Tra l'altro sotto queste luci di questo mitico posto, veramente, cioè, è ancora più bella, posso dirlo. Un bel colore, eh? Un bel rosso. Non hai neanche tanti segni brutali, quindi davvero ottimo acquisto. Nuova. Quindi, senza perdere tempo, scarichiamo? Dovremmo. Come hai fatto? L'ho spinto dentro a martellate. Come vedete, per questo mitico unboxing assettissimo, dobbiamo ringraziare i nostri amici di BC Racing per averci fornito il kit che andiamo a vedere in questo momento. Unboxi tu. Io oggi farò da cameraman, cioè praticamente sarà un tuo video e ci sarò dietro la videocamera. E lui l'ha detto ai tagli. È un brevetto particolare solo per aprire i pacchi che nessuno di noi ha. Ci vogliono 7 anni, di teoria 900 ore. Quindi facciamo fare ad Albi. Diciamo che sono belli i colori, hanno un bel pack. Aspetta, è una scatola dentro la scatola. Perché vedi un po' di anni fa, vedevo... Ah no. È da quando ho 7 anni che non sento quella canzone. È l'unica che parla di scatole, tra l'altro, cioè... Guarda che bei colori. Packaging, voto 1-10. 10. Questa roba qui del sacchettino è geniale. Ovviamente mitiche chiavi per regolare la nostra iera. Iera piccola, iera grande. Bravi ragazzi. No, regolabili in altezza e in durezza, perché tu puoi avvitare lo stelo all'interno o tirare sulla molla col precarico. Regolabile anche il bounce qua sopra. Questa è idraulica, quindi la rallenti, qui diventa più dura, o la ammorbidisci e lei diventa morbida. La cosa buona è che c'è le foglie ai top mount. Devi fare 300 km di viaggio tutta molle. Arrivi, è raggiungibile da lì, super easy. Apri il cofano e tiri. Ovvio che non è un cambio drastico, però sulle mie io lo sento quando tiro tutto. È un bel kit. Guarda, figa se sono brandizzato. Ma quindi li monti tu? No, no. Mettiamo la macchina sul ponte, alziamola. Guardiamo sotto come è messa. A noi interessano tutte le boccoline di gomma e silent block, perché già che siamo su, almeno ci segniamo se c'è qualcosa di rotto, così poi lo ordini. Chiami quelli da Power Fest. Oh, mandami il kit completo. La metti sul ponte e la metti te. C'è da questa macchina. Esce da qua con questo cosa qua. No, ho provato a toglierlo, ma è... Te lo togliamo noi. Va bene. Però va tolto. Va bene. Questo è da nonno col cappello. No, ma la cosa bella sai qual è? Che mi commentano i video e mi dicono: ma quella Mazda là dietro, presa 2 mesi fa, non hai mai trovato qualche pistola nel portaoggetto dei clienti? Ho trovato qualsiasi cosa, però, Ivan. Mutande, scarpe, scatole di prosciutto aperte nel baule. Vai, vai. Vai, vai, vai. Boh, perfetto. Ah, ma gli hai fatto l'assetto anche a lui? Certo. Così l'assetto giusto. Allora, Albi, oggi facciamo lavorare. Facciamo un tutorial su come si monta l'assetto sull'MX5. Come ti sembra la situazione? Da ex possessore di MX5 ti dico niente di nuovo. Macchina è perfetta. Sotto poi c'ha 2 km questa qua. Gli ammortizzatori che hai ricevuto hanno il top mount. Questo significa che noi l'ammortizzatore lo tiriamo via del tutto. Per tirarlo via noi abbiamo una fantastica boccola qua sotto. Abbiamo i 3 bulloni canonici sopra in alto al duomo e lui è liberato. Per fargli spazio dobbiamo abbassare un attimino la parte di bracci. Okay. Quindi andiamo ad allentare i supporti dei tubi dei freni, testine eccetera eccetera. Li facciamo scendere, li facciamo spazio e poi dopo lo estraiamo dentro quello nuovo. Procedo. Cedi pure. Io ti guarderò con molta attenzione perché mi piace imparare queste cose. Anche voi imparerete come si cambia l'assetto. Te che MX5 avevi? Io avevo un NBFL. Non mi fa impazzire l'NC. Però se l'avessi trovata con 45.000 km avresti detto di no. Avrei detto di no perché 1.800. No, scherzo. No, comunque l'MX5 è una bella macchina. Cioè, un cambio imprendibile. No, ma fa paura. Io quando sono salito che l'ho guidata la prima volta faccio che cazzo è uno short shifter. E pensa che lo puoi accorciare ancora di più. Fai le barre antirollio. Ci sono tutti i rinforzi. Diventa una piccola bara. Lui non lo tollera. Fede, non piacciono le MX5. Tu quel motore là, Ivan. Quello è un Rolls Royce d'elicottero. E perché è lì? L'abbiamo preso, restaurato e ora lo mettiamo in una macchina. Possiamo fargli un big brake kit a questa? Dai, anche i dadi non sembrano conciati. Ah, lì non ha mai toccato niente nessuno. Le spinettine sono nuove. Questo è un gran bene. Cioè, la cosa allucinante è che non è neanche grattata qua. Io non so com'è possibile. Cioè, adesso mi sa che inizieremo a grattarla, perché se la tiriamo in terra, questa cosa è un po' un problemino. Vorrei non tirarti via la testina di sterzo, così magari ci sono chance di non fare la convergenza oggi pomeriggio. Che comunque dovrei
dovresti farla, perché comunque abbassiamo la macchina, modifichiamo il camber, bisogna farla. L'antirollia è la prima cosa che devi fare. C'è tipo il kit anteriore, posteriore, tutto maggiorato con gli handling, che sono questi qua che sto allentando, regolabili, quindi tu puoi tirarla ulteriormente. Tu vai a sostituire questa, vai a sostituire i due supportini, questi qua che ti daranno il bushing nuovo, e ti daranno queste biellettine qui che collegano il braccio inferiore alla barra antirollio. Qui è sganciato, adesso ti devo solamente tirare fuori la boccolina del braccio, ma non c'ho spazio per dargli il colpo, pertanto vediamo se riesco a entrare con l'utensile per le boccole. Comunque guardate veramente che bello, davvero grazie mille BC Racing, se avete bisogno vi lascerò comunque tutti quanti i link in descrizione, anche le finiture. Posso dire wow, poi ovviamente lo proveremo e valuteremo com'è. Ma che bel rosso che è, ma dove l'ho trovata una Mazda così? Saltato fuori. E abbiamo fatto il camber al contrario. Adesso abbassiamo il tutto, sganciamo i bulloni del Duomo, apriamo, ma poi una bella barra Duomi. Quella è importantissima. Ciao, sei così felice perché? Non si può dire cosa c'è di là, vero? Non si può dire cosa c'è di là. No, sono felice perché sei qua tu, sei venuto a provarmi. Vieni mai. L'ultima volta che sono venuto qua c'erano tutti dei tavoli con delle pizzette, c'era del cibo. La prossima volta che c'è del cibo vengo. Ecco, infatti. Quindi svitati tutti e tre. Questo è tutto bello lento. Lui è completamente scarico, quindi non c'è rischio che ci esplode tipo. No, quello no. Adesso l'unica cosa è tirare via questo bullone tutto bello ossidato. Sei sfortunato che piove, perché sennò ti portavo a fare un giro con qualche altro stupido. Sarebbe stato bello. In realtà io lo speravo. Alla fine abbiamo capito che sull'NC il top mount non passa dentro al braccio superiore. Via tutto, facciamo passare dentro. Mica, ma che bello cazzuto che è. High performance. Rimettiamo il top mount. Oggi facciamo la scuola di meccanica. Una pulitina, così almeno evitiamo di bestemmiare a rimetterlo e a ritoglierlo poi in futuro. Poi non vedo l'ora a fine video di andare a fare i traversi e vedere com'è. Va a fare due curve. Come nuovo, ingvassiamo bene. Ok. Boom. Pompa, 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 pompa. E la riappoggiamo, così non si muove. Rifissiamo. E tu vuoi farla così alta d'assetto? La prima MX5 altissima da terra. I bulloni li ripunto così non mi scappa più. Sono proprio curioso di vedere quanto la tireremo giù. Rifissiamo il tubaggio del freno, che qua mi sa che un tubo in treccia non sarebbe male, eh. Quello non fa mai male. Dovrebbe essere quasi obbligatorio. Adesso serriamo tutto e cipa lippa, dicevano gli aztechi. Che cazzo vuol dire? Fede diventa meccanico. Vedete quando giochi a Call of Duty. Come vedete abbiamo stretto il nostro dado e abbiamo messo anche la nostra spinetta, ora la sistemiamo un po' meglio. Cavo del sensore ABS, check. Parte bassa dell'ammortizzatore tirata, barra antirollio rifissata. Tiriamo giù la macchina, sostituiamo i bulloncini, cambiamo i nostri dadi. Poi raga, 10.000 like, mettiamo la barra Duomi e le barre antirollio. La trasformiamo in un cazzo di go-kart, anche se lo è già. Quello si ripunta nella brugola. Madonna, ma che racing che è sto BC Racing. A quanti nuovi ton li dobbiamo metterli? 36. Questo è serrato, dobbiamo fare una regolazione di base, perché poi dobbiamo metterci la ruota, appoggiarla a terra e vedere un attimino dove si va. Adesso finalmente possiamo fare il secondo, dopo le bestemmie dell'altro. Beh, adesso sappiamo cosa aspettarci. Cioè, ma guarda che bello, cioè mi verrebbe voglia di venire qua a fare un catti giorni. Guarda, tu dimmi se è normale che in un'officina trovi una roba del genere. Là c'è tipo una moto appesa su uno scaffale. Allora io mi infilo sotto la macchina, così se cade è un disastro. Questo a breve dovremo farlo sparire anche lui. Ok, allentiamo questo qua. Oh, K. Allentiamo anche questo. Un po' più lunghe le molle la prossima volta. Sì, dai. Oh, l'ammo è fuori. E il pranzo è sempre più vicino. E via anche sta molla maledetta. Quanto è lunga? Andiamo a mangiare la pizza? Andiamo a mangiare la pizza, bravo. Andiamo a mangiare la pizza. Poi continuiamo. Quindi adesso svitiamo tutto quanto. Put the ammo. Puliamo anche questa. Infiliamo. Puntiamola anche sopra. E centriamo anche questo pezzo infame qua. Niente. Avvitiamo. Avvitiamo l'handlink. Goloso. Mi manca solamente la parte sopra. Ora vediamo di fare le altezze uguali. Avvitiamo. Abbassiamola. Già così ci siamo abbassati di parecchio. Possiamo andare ancora oltre. Facciamo dietro. Poi andiamo fino qua alla rotonda. Torniamo indietro e prendiamo le misure, perché tu la vuoi tirare in terra? Io la tirerei solo in terra. E la ruota? Figa, che cazzo è, in magnesio, ma che bella che è. Via la mochettina. Dobbiamo togliere tutte le plastiche dentro per arrivare ai fucking ammortizzatori. Oh, ma altra roba c'è da togliere. Pure questo va tolto? Sì. Oh Gesù Cristo. Albi, per caso se vengono qua clienti a montare set sulle MX-5, hai voglia? Sì, 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 certo. La domenica verso le 11 e mezza di sera. Aspetta, noi facciamo auto custom, progetti completi. Non scrivetevi più il aspetta. Non mi fai aspetto. Non porco.
Io posso perché sono un cliente speciale. Dammi. Adesso, con molta facilità, devo dire, smontiamo anche. No, quello è facile, lascialo fare a me, fai quello difficile. Quindi via questi due maledettissimi dadi. Dobbiamo fare la stessa cosa anche di qua. Questa sembra una bomba comunque, non un ammortizzatore. Sopra abbiamo allentato i due bulloni. Ci resta da svitare nella parte alta un altro bullone che però sta sotto la macchina. Questo qua per la precisione. Dopodiché smontiamo la parte bassa dell'ammortizzatore e tecnicamente Gesem. Svitiamola, tac, e la riutilizzeremo per l'altro. The same anche qui, via questo. Uguale anche di qua. Questo scarico mi sa che durerà poco. Oh, un crampo! Oh. Figlio di puttana! È nato un bambino, come disse Alessio. Io non voglio diventare uno stupido youtuber. Ma fa mock. Voilà! Guarda la differenza con il BC Racing. Di che cazzo stiamo parlando? Mi sa che dietro andrà in terra parecchio. Qua abbiamo right and left. Tutto hard, ovviamente molto hard. Quindi avvitiamola sotto. Messo così, adesso vitina. La vite originale aveva la Loctite, quindi noi la puliamo e la rimettiamo. Vede tutto, ma non siamo delle bestie. Loctitiamo e via. Mettiamo su anche il secondo e lo infiliamo dentro. Ho comprato una Mercedes e buttarti sotto è il mio migliore investimento. Ok, infiliamo anche qua sotto. Adesso ricontrolliamo tutti i bulloni che ho smontato e che ho tirato. Usciamo, la proviamo, così poi dopo ci rimangono solamente le ghiere da fare. Non vedo l'ora. Loctitiamolo pure questo. Stringiamo, ricontrolliamo anche quella sopra, anche di qui. Scusa, una pezza margherita per favore. Come siamo messi qua, eh? Qui sopra è tutto a posto. Adesso Sefem. Adesso gomme, proviamo. E una volta stretto, vediamo un po' com'è. Vi ricordate com'era dietro che ci passava la mia testa? Minchia, dietro sa che mi sa che non possiamo esagerare più di tanto, Albi. Dietro siamo alti, giusto? Porco zio. Beh, è bella rigida, non va da nessuna parte. Mi sa anche a me. Comunque, il 50% delle persone che guarda questi video non è iscritto al canale. Se volete. E questi si prendono intrattenimento gratis e non la cliccano neanche un pulsante. Cioè. Primo è gratis. Secondo è gratis. Terzo è gratis. E quarto. Paghi il canone della Rai oltretutto. Ecco, inutilmente. No, scherzi a parte, se volete iscrivetevi, sapete che a me fa sempre piacere, e seguitemi su Instagram. Andiamo a provarla, dopodiché facciamo tutte quante le altezze fatte bene. Caro Fede, la guidi te o la guido io? Non ho mai guidato un MX5 e già non ci sto. Primo test. Porca. Non grato. Dura come il marmo, ma non grato. E adesso la ritraverso anche meglio, in teoria, no? Sì, più dura, più si traversa. Prova la rotonda. Chi fa paura rispetto a prima, si sente che è molto più... Ma quanto tiene? La vuoi tenere così, si può scendere così anche davanti. Ti devo dire. Figa, ma sei dura, zio, caro. No, dai, dai, mi piace. Io non scenderei di più. Davanti sì, però no. Dietro... No, no, dietro va bene così. No, ma anche perché, figa. Puoi far ridere. No, esatto, poi dopo... Però è dura, ma non... Da fastidio. Cioè, siamo veramente per terra. Puttana, si è scesa dietro. Porco zio, non ci passa più il dito. Così è figa. Boom, io direi che possiamo abbassarlo anche davanti. Per abbassare qua abbiamo due opzioni: o sfiliamo, abbassiamo la ghiera che sorregge la parte bassa della molla, che però la rende più molle. Se noi invece andiamo a sfruttare la possibilità di allentare questa ghiera e avvitare tutto lo stelo dell'ammortizzatore verso il basso, lasciamo l'altezza della molla invariata e cambiamo solamente l'altezza. Noi addirittura possiamo andare a fare che la abbassiamo e la precarichiamo ancora di più se vogliamo avere più rigidità della molla. Ringraziamo BC Racing per le nostre bellissime chiavi. Andiamo a regolare. Adesso siamo scesi di 2 centimetri, ma abbiamo mandato in giù lo stelo. Riavvitiamo il cerchio e facciamo una prova. Poi ovviamente io mi farò un po' di chilometri, la proveremo, capiremo se la voglio più rigida, se la voglio più alta perché magari vado a grattare da qualche parte, se la voglio più molle, più dura, e poi faremo tutte quante le regolazioni nel corso delle prossime settimane. Considerate che cerchi e gomme dovremo andare a cambiarle a breve, quindi poi dovremo rifare le regolazioni. Abbassiamo anche qua di un bel po' di centimetri. Al centimetro. Guardate ora quanto è in terra. Non vedo l'ora di vederla con gli altri cerchi. Ma fa paura. Andiamo a provarla. Beh, comunque la senti che gnecca, Il progetto MX5 è progetto low cost, tanto godimento. Spettacolo, raga, veramente. Com'è? Devastante. E quindi con la macchinina molto più bassa di prima, raga, che fa veramente paura. Raga, io ringrazio B-Fuel e ringrazio Albi. Ovviamente ringraziamo anche BC Racing, perché senza di loro questo video non lo avremmo mai fatto. Trovate i link in descrizione. Ringraziamo anche Fede, che però in questo momento è sparito. Sta portando a casa i soldi per l'azienda. Ciao Fede. Mi raccomando, rimanete connessi perché a breve questi spariranno. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e seguite anche B-Fuel. Ciao.